Volevo innanzitutto ringraziare gli amici del circolo socioculturale che ci hanno ospitato, perché questa non è la sede dell'ARPS, sta più avanti, però è piccolina, qua è un po', diciamo, ci hanno dato questa ospitalità, io volevo ringraziare pubblicamente. Per il resto qui vicino abbiamo una situazione complicata, quindi lo sappiamo tutti, con questa amministrazione, diciamo, targata di UTC più o meno, che ha subito questo attacco da fumo amico, da bottino, che non si capisce qua alla fine, è tutta una lotta interna al centrodestra tra UTC, Bocchino, Maroni, non lo so, è una cosa loro in cui io personalmente non voglio entrare. Posso solo dire che Agrigniano Api è una realtà nuova, è un partito che si affaccia per la prima volta a una competizione elettorale, io sono il rappresentante, quindi al di là delle difficoltà del nostro Partito Democratico, io perlomeno da quello che riesco a capire tra gli umori della gente è che Alleanza per l'Italia c'è, Agrigniano, e porteremo un contributo sostanzioso al presidente dell'ARPS. Questo è un augurio, ma anche probabilmente una realtà. Io vi ringrazio, anzi ti ringrazio. Io sono estremamente contento di questo rapporto che si è instaurato con l'Alleanza per l'Italia. Io credo che voi state facendo un grandissimo lavoro e di questo vi devo dare atto, e vi assicuro che per me aver ricostruito un rapporto con quelli che sono stati amici di percorso qualche tempo fa è stata una cosa che ha dato grandissima, grandissima soddisfazione. Mi ha fatto enormemente piacere incontrare amici come te, mi ha fatto enorme piacere incontrare ieri Francesco Rutelli e Pierino Sguido, perché con lui abbiamo condiviso passaggi importanti di quella che è stata la Margherita. E qui lo dico e qui lo nego, la nostalgia per la Margherita purtroppo in molti di noi è rimasta, perché si trattava di un partito che metteva insieme sensibilità più comuni e sensibilità più condivise. Il Partito Democratico nella sua grandezza ha fatto esplodere anche delle contraddizioni. Il tentativo che oggi sta facendo Alleanza per l'Italia di evitare altre fughe dal centro-sinistra, il sacrificio è forse maggiore rispetto all'aspettativa, però quando si costruisce un progetto politico bisogna anche avere la capacità di osare. Voi avete messo insieme una squadra che è forte, perché avete amministratori, avete persone impegnate nel civile, avete persone impegnate nel sociale, avete rappresentanti alla regione che hanno una loro struttura e una loro consistenza, di amministratori, di persone che hanno sempre avuto rapporto con le problematiche locali. L'Alleanza per l'Italia, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, è un alleato politico importante. Lungi da noi pensare che l'Alleanza per l'Italia possa essere un movimento o qualcosa vicino al movimento. L'Alleanza per l'Italia è una delle componenti politiche che fanno parte della nostra coalizione. L'Alleanza per l'Italia con te sicuramente sarà una spinta ulteriore, sarà una spinta ulteriore per vincere le elezioni. Io vi devo dare un messaggio di entusiasmo in questa fase di ripresa, guardate, perché io conosco la forza che questo comune e questa realtà ha potuto esprimere, ma sono convinto che ne esprimerà una ancora maggiore dopo queste elezioni provinciali che ci stiamo accingendo a svolgere. Ma il messaggio che vi devo dare è uno: da una situazione di partenza di assoluta retroguardia, cioè di assoluta incapacità anche di affrontare in qualche modo una campagna elettorale, noi oggi siamo in una fase di forte crescita. Tanto è vero che, voglio dire, sembrerà una banalità, ieri c'è stato un confronto pubblico in cui Zinzi non è intervenuto. Ci sono stati grandi segni di nervosismo dal punto di vista politico complessivo, e quando ieri il Premier Berlusconi dichiara che il peggiore accordo che abbia fatto negli ultimi anni è quello con l'UDC, questo la dice lunga su quella che potrà essere la capacità di governo di questo centrodestra, che onestamente è un pasticciaccio che hanno creato, dove io vorrei capire
come si può pensare di stare al governo centrale in opposizione e poi condividere scelte che ricadranno malamente sul nostro territorio? Come farà domani Zinzi, che peraltro probabilmente resterà a fare anche il parlamentare, se dovesse essere o consigliere provinciale o presidente della provincia, come farà a tutelare i suoi territori per il mancato taglio, o meglio per il mancato trasferimento di risorse, quando è il governo con quale lui gestisce la campagna e la provincia a fare cose diverse sul livello centrale? Oggi come oggi noi tutti penso che lo abbiamo capito, e oggi noi avremo una riprova di grande forza, perché la presenza di De Luca a Napoli a Piazza Plebiscito, ben più partecipata di quella che è stata la presenza di Berlusconi a Napoli, dimostra che noi siamo sulla strada giusta. Quindi dobbiamo fare un altro sforzo, dobbiamo altri 6 giorni di campagna elettorale, all'esito dei quali, a mio avviso, il ballottaggio, quantomeno il ballottaggio, è già una realtà acquisita al 98%. Ma io credo che noi, facendo uno sforzo, possiamo aspirare anche a qualche cosa di più. Perché l'altro grande dato che noi avremo in questa campagna elettorale, se le cose restano in questi termini, voi mi darete poi contezza di questo, se la mia interpretazione è errata, il grande dato che io vedo è quello dell'astensionismo, ma che non sarà un astensionismo di chi vuole cambiare, sarà un astensionismo di chi è stanco delle mancate promesse di un governo centrale che si sta massacrando di fesserie, di bugie e di furti. I rifiuti non li ha risolti il governo centrale, si è venduto una carta che non ha risolto. I problemi inerenti ai trasferimenti non li ha risolti, anzi li ha aggravati. Io penso che noi abbiamo l'obbligo con noi stessi e con le nostre generazioni future di dire basta con un governo che fa solo promesse inutili e non ne mantiene nemmeno una. Diamo una mano forte ad Andrea Aquilante, all'architetto Aquilante, perché io sono convinto che lui possa essere nostro consigliere provinciale. Alleanza per l'Italia ha una lista che sicuramente tira per avere la rappresentanza all'interno della provincia di Caserta. Sarebbe molto importante che questa rappresentanza fosse di questo territorio, per segnare una presenza di discontinuità, ma una presenza di impegno che voi avete sempre dato per il territorio, per l'Agro Aversano e per le vostre comunità. Io vi ringrazio e sono convinto che l'obiettivo è a portata di mano. Grazie.